qui vedete i miei Murakami. Murakami Haruki è un autore che apprezzo veramente tanto, l'ho scoperto in realtà da pochi anni, quindi ancora non ho letto tutte le sue opere, però è uno di quegli autori dei quali vorrei leggere veramente tutto. L'ultima lettura che ho affrontato è il libro che è arrivato con Accio Books, dovremmo costruire penso una statua ad Accio Books, almeno io, per tutti i recuperi bellissimi che ho fatto, Kafka sulla spiaggia di Murakami, per ora uno dei romanzi che ho più apprezzato. E per ora l'opera di Murakami che ho apprezzato maggiormente è sicuramente Uomini senza donne, una raccolta di racconti molto onirici, anche se è un po' lo stile prosaico dell'autore. Se non vi siete mai approcciati all'autore, vi consiglio vivamente di partire da qui, perché mi rendo conto che ha uno stile un pochino particolare. Io sono proprio partita da qui e me ne sono innamorata immediatamente. Romanzo che vi mostro, Salici ciechi e la donna addormentata, anche questa, se non erro, è una raccolta di racconti ancora da leggere. Ho letto la raccolta di racconti Tutti i figli di Dio danzano, molto bella, ma non è per ora la mia preferita. Arte di correre, anche questo è un arrivo recentissimo che mi è arrivato ad Accio Books, santo Accio Books, e non vedo l'ora di leggerlo. Siamo ora ai miei piccoli McEwan, ho letto poco di questo autore, ho letto soltanto questi tre libri, ma è un autore che mi piace veramente tanto e spero di recuperare tanto altro. Il mio preferito è sicuramente Espiazione, uno dei romanzi che preferisco in assoluto. Racconto breve, L'inventore dei sogni, questo lo avevo letto quando ero più piccolina in una vetustissima edizione e me ne ricordavo vagamente, poi quando ho capito che era di questo autore l'ho ricomprato in questa edizione e l'ho voluto assolutamente rileggere, molto molto carino. E poi Bambini nel tempo, che ve l'ho mostrato nell'ultimo wrap up del mese di giugno, quindi ve lo lascio su nelle schede, anche questo romanzo che ho apprezzato veramente tanto, non il mio preferito, ma comunque l'ho apprezzato. Troviamo poi i miei due Philip Roth è un autore che stimo veramente tanto, lo trovo un grandissimo autore soprattutto per le tematiche che tratta. Devo dire però che, per quanto riconosco ovviamente la sua grandezza, dal punto di vista proprio personale non è uno dei miei autori di spicco. Io per ora ho letto soltanto Pastorale americana e appunto, per quanto sia un bel romanzo, devo dire che non mi trovo molto bene con l'autore, non è proprio uno dei miei must, anche se ho comprato ultimamente La macchia umana, che ancora devo leggere. Un altro romanzo che ancora non ho letto e del quale ho sentito parlare solo che bene, Le correzioni di Jonathan Franzen, spero di leggerlo il prima possibile. Un romanzo che invece ho letto e che ho amato follemente, Moyan le rane. Moyan è un autore cinese e, se siete un po' interessate alla storia della Cina, non soltanto della Cina contemporanea, della Cina moderna, ma anche in questo caso parliamo della Cina sotto regime comunista, un romanzo veramente forte e molto molto bello. È un piccolo saggio del quale mi sembra di avervi parlato in uno dei primi video che girai, Jean-Pierre Vernant, L'universo degli uomini, un piccolo saggio all'interno del quale si parla di la nascita e la storia della mitologia greca, molto interessante. Romanzo di Chimamanda Ngozi Adichie, autrice che ho apprezzato veramente tanto con il suo romanzo un po' più famoso, diciamo, americana, e che quindi della quale ho voluto recuperare anche tutti gli altri romanzi. Questo ancora lo devo leggere. Un romanzo invece molto breve, del quale ho sentito parlare veramente pochissimo e che io invece mi ricordo apprezzai davvero davvero tanto, è di questo autore islandese che non oso pronunciare, Rosa Candida. Questo romanzo non l'ho visto veramente da nessuna parte, ma se sia veramente curioso e affascinante, soprattutto per la sua prosa, se lo vedete in libreria vi consiglio di sfogliarlo un pochino, è veramente bellissimo e un po' sottovalutato. Andrea Bajani, La vita non è in ordine alfabetico, un sillabario all'interno del quale ad ogni lettera dell'alfabeto corrisponde un'emozione, un oggetto, una persona e un breve racconto. In generale è il secondo libro che leggo dell'autore, ma è un autore che non apprezzo tantissimo, devo dire. Il Samorante, questo è lo scialle andaluso, acquisto del libraccio di poco tempo fa. È una raccolta di racconti dell'autrice. Io di Elsa Morante fino ad oggi ho letto soltanto la storia, ma è uno dei miei romanzi preferiti in assoluto, quindi spero di recuperare altro. E fece a scuola diversi anni fa, al liceo, di Bertolt Brecht, Vita di Galileo, quindi è ciò che dice il titolo. Qui abbiamo i miei due piccoli vassalli, Un infinito numero, del quale vi ho parlato nel wrap up di giugno, ve lo lascio sempre su nelle schede.
Ma il romanzo che ho apprezzato tantissimo di Sebastiano Vassali è assolutamente La Chimera, un po' diciamo un classico contemporaneo della letteratura italiana, un romanzo che tratta della storia della Santa Inquisizione e la caccia alle streghe, veramente veramente molto bello. Qui abbiamo poi di Salomav I racconti di Colima, questo è il volume primo, possiedo anche il secondo. Anche questo rubato prontamente nella libreria di casa, dovrebbe essere la testimonianza di un uomo che nella Russia stalinista fu rinchiuso nei campi in Siberia, quindi deve essere una storia veramente veramente molto molto forte. È un classicone, Delitto e Castigo di Dostoevsky, ebbene sì, non l'ho letto, vero, mi sembra già accennato in un video. Adesso Dostoevsky provo un timore riverenziale molto forte, tant'è vero che di questo autore per adesso ho letto soltanto le sue opere un pochino più brevi, quindi Memorie del Sottosuolo e Notti Bianche, anche se so che Delitto e Castigo sarà un romanzo che apprezzerò veramente tanto. È come se lo sapessi, ma non so perché ogni volta mi dà un certo timore, ho quasi paura a avvicinarmici. Andiamo avanti, qui abbiamo una piccola parte di poesia barra saggi, troviamo infatti Chimamanda Ngozi Adichie, Dovremmo essere tutti femministi, un saggio appunto sul femminismo molto molto breve, molto carino, molto minuscole raccolte di poesie. La prima è Alda Merini, Super bella notte. Alda Merini vi ho già detto che è la mia poetessa forse preferita in assoluto, questa è la raccolta che mi è piaciuta di più. Mentre poi qui troviamo due raccolte di poesie, Elsa Biagini, L'ospite, e Franco Marco Aldi, Animali in versi. Le ho trovate al libraccio a un prezzo veramente ridicolo e quindi ne ho letta qualcuna e per quanto non conosca nessuno dei due autori mi sono piaciute, quindi voglio al più presto leggerli. Fatemi sapere se li conoscete e se li apprezzate o meno. La preferita che è assolutamente la parte dei Super Coralli delle Naudi. Passiamo subito con il primo, che è un saggio e si chiama Bestiari del Medioevo di Michel Pastoureau. Questo è un saggio veramente bellissimo, penso il mio saggio preferito che possiedo nella libreria, ed è un vero e proprio saggio che tratta della tematica dei bestiari del Medioevo, quindi con una sequela di illustrazioni di vario genere. Michel Pastoureau, che è uno studioso medievale, ci parla delle credenze dell'epoca su quelli che erano gli animali. Quindi ovviamente nel Medioevo si credeva che esistessero animali come il dragone, l'unicorno o animali mitologici di vario genere, e non solo questo, quindi non sono raccolti soltanto questi animali un pochino particolari che ovviamente noi oggi sappiamo non esistere o essere comunque animali mitologici, ma ci sono anche tutti quelli che sono i valori religiosi e non che venivano anticamente dati anche agli altri animali. Quindi per esempio un animale come il gatto, un animale che veniva molto spesso comparato a Satana e quindi al diavolo, quindi un animale fortemente negativo e così via. È un libro molto particolare e siccome costicchia anche, mi sembra sui 35 qualcosa di più euro, vorrei sapere se foste interessati anche qui a una lettura condivisa. Magari ve lo potrei mostrare un pochino più nel dettaglio, leggervi di qualche animale e mostrarvi queste bellissime illustrazioni. Fatevi sapere se vi può interessare. Andiamo con la parte degli Inaudi Super Corali, con la trilogia dell'Aureo X, una trilogia di genere fantascientifico un pochino particolare. Il primo che vi mostro è Annientamento, che dei tre è in assoluto il mio preferito, guardate le copertine, sono qualcosa di assolutamente stupendo, seguito poi da Autorità e termina con Accettazione, una trilogia molto particolare di Jeff van der Meer. Anche se non siete amanti del genere, ve la straconsiglio perché è qualcosa di molto molto particolare, bellissima. Ecco, ora passo a mostrarvi i libri appunto che si trovano qui in posizione, che sono dei Super Coralli. Partiamo subito dall'inizio, questo vedete, come vedete c'è il sognalibro sopra perché è attualmente in lettura ed è di Elizabeth Strout, Mi chiamo Lucy Barton. Questa autrice è più conosciuta per il suo romanzo Olive Kitteridge, però appunto anche questo è stato un regalo e quindi lo sto leggendo adesso, poi vi farò sapere a fine mese che cosa ne ho pensato.
Altro romanzo che vi mostro di Magda Szabó, l'altra Esther. Magda Szabó è un'autrice molto famosa, della quale ho sentito parlare solo bene e ancora non ho letto niente di lei, quindi vorrei iniziare da questo romanzo che ho qui. Nicolai Lilin, Il serpente di Dio. Nicolai Lilin è l'autore di Educazione siberiana, un romanzo che io ho apprezzato davvero tanto, ma tutti i romanzi che ho letto a seguito, sempre dello stesso autore, non mi sono mai piaciuti e questo è uno di quelli, a mio parere, molto molto sopravvalutato, non mi è piaciuto per niente. Romanzo che invece ho apprezzato tantissimo è di Chimamanda Ngozi Adichie, Americana, che è il romanzo diciamo più famoso di questa autrice, ed è proprio grazie ad esso che ho deciso di fare una serie di recuperi di questa autrice, che trovo veramente veramente molto brava. Altro romanzo che ho apprezzato tantissimo e del quale vi ho parlato, mi sembra nel primo video che feci o forse nel secondo, è L'Arminusa di Donatella di Pietrantonio, un romanzo veramente interessante sulla storia di una bambina che viene abbandonata due volte, prima dalla famiglia originaria e poi anche dalla famiglia adottiva, una storia molto molto commovente. Proseguiamo. E subito dopo troviamo Paolo Cognetti, Le otto montagne. Paolo Cognetti è un autore italiano molto molto famoso. Io avevo già precedentemente letto, poi ve lo mostrerò più avanti, il suo romanzo Sofia si veste sempre di nero, che in realtà è una raccolta di racconti che parlano dello stesso personaggio. E quindi ho voluto comprare anche Le otto montagne e devo dire che tutta la fama che ha questo romanzo se la merita veramente tanto. È un romanzo favoloso, se non lo avete letto e se non avete mai letto Paolo Cognetti vi consiglio di leggerlo, perché è uno di quei pochi casi editoriali che si merita veramente tutta la fama e tutta la conoscenza, tutta l'importanza che ha avuto poi nel tempo. Quindi ve lo straconsiglio. Altro libro che mi sembra che vi ho mostrato anche in un wrap up, Moyana, la canzone dell'aglio. Moyana, lo stesso autore che vi avevo già precedentemente fatto vedere delle rane, autore cinese molto molto importante. Qui in questo caso stiamo parlando della Cina degli anni 80, in una situazione dal punto di vista economico veramente veramente disagiata, quindi è un romanzo molto forte. In generale diciamo i romanzi di Moyana sono caratterizzati da una prosa molto molto aggressiva, quindi descrive stati e eventi molto molto disagiati, situazioni disastrose, con una prosa molto tagliente e molto certe volte aggressiva, però ve lo consiglio tantissimo. Sotto troviamo Cormac McCarthy, La strada, romanzo famosissimo, primo e unico romanzo che per ora ho letto di McCarthy. Mi è piaciuto, ma forse mi aspettavo qualcosa di diverso. È un romanzo un po' disturbante, però non mi ha convinto del tutto. Prossimo libro che vi mostro è Philip Orr, Leviatano, ovvero La balena. In questo caso non parliamo affatto di un romanzo, bensì di un saggio, e anche questo ve l'ho mostrato in un book tag, un saggio all'interno del quale si discute, diciamo, sotto tanti punti di vista, la balena, le balene, quindi l'animale della balena, non soltanto dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista in qualche modo filosofico e morale. Diciamo che la balena è sempre stato un animale che ha delle accezioni di vario genere, soprattutto di tipo profetiche, quasi mistiche. Prossimo libro che vi mostro è Eugenio Borgna, L'ascolto gentile, racconti clinici, una sequela di racconti clinici. Eugenio Borgna è uno psichiatra italiano molto molto importante e questo libro ancora lo devo leggere, poi vi farò presto sapere com'è. Prossimo acquisto che ho fatto al Salone del Libro di Torino e che vi avevo già precedentemente fatto vedere, Kate Summerskull, Il ragazzo cattivo. Quindi la storia di questo undicenne, mi pare, di questo ragazzino che uccide a sangue freddo la madre e poi, come se niente fosse, continua la sua vita imperterrito. È un romanzo che mi attira veramente tanto, del quale ho sentito parlare o bene bene o male male. Sono molto curiosa. Se lo avete letto fatemi sapere. Sempre della serie recuperi di Chimamanda Ngozi Adichie, Quella cosa intorno al collo, anche questo rientra fra quei romanzi dell'autrice che devo e voglio leggere. Come vedete qua ci sono due libri in seconda fila, un po' perché sono usurati, perché sono libri molto vecchi,
un po' perché lo spazio purtroppo è terminato. Uno è L'isola d'Arturo di Elsa Morante, che non vedo l'ora di leggere perché ancora non l'ho letto, e vi ho già detto che Elsa Morante è un'attrice che stimo e che mi piace veramente tanto. E poi abbiamo Francis Scott Fitzgerald, Tenera la notte. Questo romanzo l'ho già letto e l'ho amato veramente tantissimo, infatti si batte insieme al Grande Gatsby come i miei romanzi preferiti dell'autore. Adesso ci spostiamo ulteriormente un po' più a destra e vi faccio vedere la mia parte dedicata alle casa editrice EO. Ecco qui, mi sono leggermente spostata e come potete vedere qui ci sono tutti i miei libri della casa editrice EO. Anche questa è una casa editrice che mi piace davvero tanto. Qui in posizione orizzontale troviamo tutti i miei libri di Elena Ferranti, autrice, autore, non si sa, comunque diciamo autrice per comodità, che mi piace veramente tanto. E ovviamente abbiamo la saga dell'amica geniale, scusate ma io le saghe le tengo tutte un po' a cavolo, infatti è invertita, comunque ora vi mostro, e altri due libri. Quello che vi voglio mostrare di Elena Ferrante è I giorni dell'abbandono, è un libro molto molto sottovalutato del quale ho sentito parlare ben poco, ma dopo ovviamente la quadrilogia dell'amica geniale è il mio libro di Elena Ferrante preferito in assoluto, è veramente molto molto bello. Mi dispiace che sia un po' oscurato dalla quadrilogia e io ve lo consiglio, se non lo avete mai letto recuperatelo perché è veramente veramente molto molto bello. Sempre di Elena Ferrante, che però mi è piaciuto decisamente meno, è La figlia oscura, un romanzo che tutt'al più mi è piaciuto ma niente di eclatante. Andiamo poi con Storia di chi fugge e di chi resta, che è il terzo volume dell'amica geniale. L'amica geniale, che ovviamente è il primo e non vi dico niente perché è una quadrilogia che io ho amato veramente veramente tanto, questo l'ho già letto due o tre volte forse. Nuovo cognome, che è il secondo volume. Il quarto e ultimo, Storia della bambina perduta. Ve l'ho detto, sono un po', non erano in ordine, comunque proviamo. Di Viola Di Grado, Cuore cavo, un romanzo breve molto molto intenso dal punto di vista emotivo. Qui abbiamo di Fabio Bartolomei, La grazia del demolitore, questo ancora lo devo leggere quindi non so come sarà. Romanzo del quale vi ho parlato sul canale, Angelica Schrobsdorf, Tu non sei come le altre madri, sicuramente avrò storpiato il nome da morire. Romanzo veramente bellissimo, vi lascio il wrap up nel quale ve ne ho parlato. Abbiamo poi di Alice Bold, Lucky. Alice Bold è molto più famosa per il suo romanzo Amabili resti, ma mentre Amabili resti è una storia romanzata, quindi di finzione, Lucky è la storia pulita della violenza sessuale che l'autrice ha subito nei suoi anni durante il college. Un romanzo dalla portata emotiva veramente veramente molto molto forte, ma molto molto bello. Mi dispiace che non se ne parli abbastanza perché è uno di quei romanzi che si merita veramente tutto, si merita veramente di più secondo me. Lana Alexievich, Preghiera per Chernobyl. Questa autrice ha vinto fra l'altro il premio Nobel ed è in realtà una giornalista e di suo poi vedrete anche altre raccolte. Diciamo che lei, più che veri e propri romanzi, pubblica queste sorte di raccolte di testimonianze su varie tematiche, in questo caso l'astro di Chernobyl, quindi racconti, interviste a varie persone che hanno visto la distruzione, persone che hanno subito mutazioni genetiche e via dicendo. È una raccolta molto forte ma molto bella. L'unica cosa è che, non essendo un romanzo, ma essendo semplicemente una raccolta di testimonianze, se non siete abituati a leggere qualcosa del genere, quindi molto giornalistico, per niente di finzione, può risultare un pochino difficile. Io inizialmente pensavo fosse un romanzo e non sapevo che fosse una raccolta di nemmeno interviste, diciamo proprio di testimonianze, per cui mi ero trovata un po' in difficoltà con la lettura, quindi ve lo dico nel caso foste interessati. Bellissima copia di L'eleganza del riccio di Muriel Barberi, un libro che lessi quando uscì, quando diventò subito famoso e che porto con me, ho dei ricordi molto positivi riguardo a questo romanzo. Adesso scendiamo ulteriormente e vi mostro la parte sottostante. Spero si riesca a vedere decentemente perché questa è la parte un pochino più in basso, quindi non è molto facile da riprendere. Comunque qui abbiamo
altre mie edizioni degli Einaudi, quindi Einaudi stile libero, e quelli con la copertina in giallo. Partiamo subito da qui, e abbiamo Edna O'Brien, Tante piccole sedie rosse. Ve ne avevo già parlato sul canale, un romanzo che non mi è piaciuto. Non l'ho trovato brutto, ma non mi trovo bene con la prosa dell'autrice. Romanzo del quale purtroppo non vi ho parlato perché l'ho letto poco prima di aprire il canale, Simona Vinci, La prima verità. Un romanzo su una testimonianza, diciamo, su un vecchio manicomio greco costruito su un'isoletta sperduta all'interno del quale avvenivano vari soprusi e abusi sui poveri pazienti malati di mente. Un romanzo fortissimo, uno dei pochi romanzi che leggendo ho dovuto più e più volte interrompere perché letteralmente mi si rivoltava lo stomaco. Se state cercando qualcosa che vi dia dal punto di vista emotivo una bella botta, questo è il romanzo che fa per voi. Una bellissima testimonianza su una tematica che ancora oggi è molto discussa, che è la violenza, diciamo, sulle persone con problematiche mentali che quindi non possono in nessun modo reagire. Poi qui troviamo di Michel Faber Il petalo cremisi bianco, romanzo stupendo. So che è uscito anche il secondo, ma tutti mi hanno detto che non ne vale la pena. Fatemi sapere eventualmente se invece a voi è piaciuto. Di Ammanniti, Che la festa cominci, romanzo che lessi, il primo mi pare di Ammanniti che lessi, lo trovai veramente stranissimo, quasi disturbante, ma mi piacque veramente moltissimo e tuttora è uno dei miei preferiti di Ammanniti. Non ne sento mai parlare, forse non ne ho mai sentito parlare, ed è qualcosa di veramente strano, un Ammanniti che non è lui, è veramente strano questo romanzo, però mi è piaciuto tanto. E Jeremy Leggett, Fine corsa, questo è un romanzo che ho dovuto leggere, è un saggio che ho dovuto leggere per un esame universitario, però tratta la tematica del petrolio e della fine del petrolio, quindi come il mondo farà quando il petrolio purtroppo non ci sarà più. Ovviamente non si parla solo di questo, è un saggio molto molto approfondito, quindi se non siete interessati all'argomento o se comunque non avete studiato, non sapete un minimo bene le dinamiche del petrolio, vi dico solo che i primi capitoli sono su come si arrivi al petrolio, come nasce il petrolio, che cosa sia proprio dal punto di vista fisico e chimico, quindi magari lo consiglio a chi è interessato molto all'argomento, però è molto bello, molto interessante. Qui abbiamo una piccola raccoltina di racconti di Tim Burton, Morte malinconica del bambino ostrica, una piccola raccoltina di mini racconti proprio in stile bartoniano con queste illustrazioni veramente creepy, molto molto paurose. Non so se riuscite a trovarlo ancora perché questo è un po' vecchiotto, ricordo l'ho preso diversi anni fa. Carino, diciamo, se vi piace in particolar modo il regista o comunque se vi piacciono queste storielle in versi un po' orrorifiche, ve lo consiglio vivamente. Siamo di Ammanniti, Io non ho paura, altro romanzo che amo veramente, amo tanto. Poi qui abbiamo di Tiziano Scarpa, Stabat Mater, romanzo che ebbe una... romanzo che conobbe una grande fama diversi anni fa, che mi ricordo mi piacque molto. Poi qui abbiamo di Elsa Morante, Le straordinarie avventure di Caterina. Elsa Morante scrisse anche questa mini favoletta per bambini, molto molto carina, con delle piccole illustrazioni. Questo è un libro abbastanza vecchio, non so di preciso di che anno sia, però mi ricordo che lo lessi quando ero piccola, quindi ci sono particolarmente affezionata. Se non avete mai letto niente della Morante, questo libricino è molto carino dal quale poter partire. Lessi quando ero molto piccola è La tigre bianca di Arvind Adiga, non mi ricordo assolutamente niente, come poco mi ricordo di Anilda Ebrahimi, Rosso come una sposa, mi sembra. Qui troviamo il romanzo forse più famoso di Murakami Haruki, Norwegian Wood, che io purtroppo non ho ancora letto, ma che spero di recuperare il prima possibile. Qui abbiamo poi di Agatha Christoph, Trilogia della città di Kappa. Questo romanzo è bellissimo, un romanzo veramente strano, straziante sotto tanti punti di vista, e che vi porta proprio su un'altra dimensione. Un romanzo del genere non l'ho mai letto e penso che non lo leggerò mai. Qualcosa di veramente veramente molto strano. Se siete alla ricerca di una lettura che vi porti quasi su un'altra dimensione, Trilogia della città di Kappa è quello che fa per voi.
Poi qui abbiamo Nicolai Lilin, Educazione Siberiana, vi avevo già detto, romanzo che mi piacque molto, ma forse mi è piaciuta più la tematica e la storia che di fatto la prosa, perché poi tutti gli altri romanzi di Nicolai Lilin non li ho sopportati. Qui abbiamo una new entry che è stato un regalo di ieri, mi sembra, di qualche giorno fa, Melena Mazzucco, Io sono con te, storia di Brigitte, dovrebbe essere la storia di una migrante di origini africane che è stata costretta a emigrare in Italia e si è ritrovata senza casa, senza lavoro e a dover vivere per strada, e questa dovrebbe essere la sua testimonianza, quindi sono molto curiosa, fatemi sapere se qualcuno di voi lo ha mai letto. Poi abbiamo Antonella Ossorio, La mammana, romanzo del quale vi ho parlato in un wrap up che vi linko sempre su nelle schede, è molto molto bello. Altro romanzo che ho letto ultimamente e del quale vi parlerò nel prossimo pop-up, Natalia Ginzburg, Lessico familiare. Della Natalia Ginzburg ho letto Caro Michele, che è il mio romanzo preferito di questa autrice e che ho apprezzato veramente tanto, anche più di Lessico familiare. Ve lo straconsiglio, mi dispiace perché è poco poco conosciuto. E poi qui abbiamo ovviamente Anna Frank, Il diario, che tutti dovrebbero avere nella propria libreria. Spostiamoci ulteriormente un pochino più a destra. Abbiamo pochi libri, come potete vedere, perché qui a destra c'è la mia stampante, quindi lo spazio è quello che è. Lì dietro c'è un piccolo manga, ma non ve lo mostro nemmeno perché l'ho letto anni e anni fa. Qui, come potete vedere, c'è La nave di Teseo di J.J. Abrams e Doug Durst. Lo avevo preso, o meglio, me lo ero fatto regalare per Natale, mi sembra, dove, come potete vedere, è una sorta di libro all'interno del quale troviamo cartoline, pezzi di carta, pezzi di tovagliolo, vari accessori potremmo dire, che servono per la lettura. Questo qui infatti dovrebbe simulare un libro di biblioteca e all'interno di esso il libro è pieno di appunti scritte in vari colori che dovrebbero servirci per ripercorrere un po' tutta la storia. Quindi diciamo è una storia a scatola cinese, quindi c'è un romanzo che è quello che è scritto e stampato e poi sopra ci sono vari appunti di altri personaggi che hanno letto a loro volta il romanzo. È qualcosa di sicuramente molto particolare, però vi devo dire che per quanto la forma sia bellissima e il libro sia anche solo un oggetto da collezione, la storia di fatto non mi è piaciuta più di tanto, cioè diciamo che è un libro che tengo perché ci sono affezionata, è molto bello e mi piace possederlo, però dal punto di vista proprio della storia e della trama no, non mi è piaciuto affatto. Poi qui abbiamo Gianrico e Francesco Carofiglio, La casa nel bosco, una lettura che feci diversi anni fa perché passai un anno in cui mi innamorai della scrittura di Gianrico Carofiglio, che adesso non leggo quasi più. Qui abbiamo, arrivato sempre con Accio Books, Oriana Fallaci, la rabbia e l'orgoglio, ancora da leggere. Poi, come vi avevo detto, di Gianrico Carofiglio, Il silenzio dell'onda, un romanzo che lessi tantissimi anni fa e che mi piacque molto. Così come lessi tantissimi anni fa Silvia Vallone, Marina Bellezza, un romanzo di intrattenimento, direi così, niente di eclatante, però mi ricordo che mi piacque molto. Romanzo invece che ho amato e che è tutto tranne un romanzo di puro intrattenimento è Il cardellino di Nonna Tart. Per quanto la mole sia effettivamente spaventosa, è un romanzo che mi divorai in pochissimo tempo e lo lessi proprio quando uscì, che ancora non ero una grande lettrice, diciamo, non ero una lettrice compulsiva come lo sono adesso, però ho un bellissimo ricordo. Ora scendiamo ancora di più e vi mostro la parte sottostante. Per mostrarvi questa parte sarà molto difficile perché, come vedete, è proprio a livello di terra. Siccome sono sul cavalletto mi è un po' complicato. Purtroppo l'inquadratura sarà questa, spero che riusciate comunque a vedere, l'importante è vedere i libri poi. Se l'inquadratura è bella o meno a noi poco importa. Ora vi faccio vedere che cosa qui. Qui c'è il mio reparto dedicato un po' a graphic novel e album illustrati, libri illustrati di vario genere. Quindi ora ve li mostro un pochino. Vedete una seconda fila che vi mostrerò successivamente proprio per una questione di spazio. Prima vi mostro questi qui sul davanti. Frida Kahlo di Benjamin Lacombe. Benjamin Lacombe è un illustratore che apprezzo veramente tanto e la sua particolarità sta proprio nel disegnare i volti e i visi umani,
creando questi occhi molto penetranti e molto molto grandi. Questo è un album su Frida Kahlo veramente molto particolare, all'interno del quale ci sono dei veri e propri giochi, diciamo così, visivi. E se vi interessa ve lo vorrei mostrare un pochino più nel dettaglio. Le scritte sono veramente poche, quindi potremmo fare una bella lettura condivisa per mostrarvi quest'albo, che ha un costo anche abbastanza elevato, mi pare intorno ai 30 euro. Quindi magari, se vi potrebbe interessare fare una lettura condivisa, fatemi sempre sapere giù. Questo è sempre di Benjamin Lacombe e di Sébastien Perret. Sébastien Perret è colui che ha scritto la storia, Benjamin Lacombe è l'illustratore come sempre. E questo è L'erbario delle fate, anche questo album illustrato sempre con dei bellissimi giochi visivi, diciamo così, bellissime illustrazioni, ed è qualcosa che ed è un vero e proprio una vera e propria opera d'arte. Guardate per esempio questa pagina, la storia è carinissima, è veramente veramente molto bella. E anche qui fatemi sapere se sareste interessati a una lettura condivisa. Questo è un album illustrato veramente veramente fantastico. Poi ha la pubblicità per bene, vi lascio su nelle schede il video in cui vi ho mostrato proprio nel dettaglio questo album illustrato, all'interno del quale ci sono raccolte tutte delle pubblicità italiane appartenenti a fine 800 inizio 900, molto molto particolare. Passiamo poi a questa bellissima graphic novel, bellezza, non vi dico l'autore perché penso sia tedesco e non vorrei sbagliarmi. Un album molto molto, una graphic novel molto particolare, anche e soprattutto per l'aspetto grafico e visivo. Quindi gli unici colori presenti sono il nero, l'oro e il bianco. Veramente veramente molto bella. Guardate anche soltanto la copertina com'è particolare. Bellissima. Se state cercando una graphic novel anche dal punto di vista estetico e grafico molto curata, ve la straconsiglio. Altra graphic novel dal punto di vista estetico bellissima è Francis di Laputin. Laputin è un nome d'arte di un'artista italiana che fa queste graphic novel in stile acquarello, con dei colori molto pastellati, diciamo così. Sono dei disegni veramente bellissimi e la storia non è da meno. Anche di questo ve ne ho parlato in un wrap-up che vi lascio sempre su. Prossima graphic novel che vi mostro, che ancora non ho letto, Cattive ragazze di Assia Petricelli e Servio Riccardi. Sono appunto 15 storie di donne audaci e creative, quindi donne che hanno fatto in qualche modo la storia. Prossimo albo che vi mostro, Virginia Woolf, La bambina con il lupo dentro, anche di questo ve ne ho parlato in un video in precedenza. Qui abbiamo un, non saprei nemmeno come definirvelo, chiamiamolo album illustrato, comunque è per bambini, quindi le parole sono veramente ridotte all'osso, ci sono quasi tutte figure molto semplici, come per esempio questa. Questo però è di una dolcezza veramente estrema ed è Pezzettino di Leo Lionni. Se avete magari un nipotino, un bambino, un cuginetto molto molto piccolo, questo è di una dolcezza veramente estrema e mi è piaciuto tanto. Prossima graphic novel che vi mostro, di Sergio Algozzino e Deborah Hallo, Il piccolo Acoronte. L'ho comprato appena Valeria del canale Read Vlog Repeat ne ha parlato tanto tanto bene, vi linko sempre il suo canale giù nell'info box. Mi fido tantissimo dei suoi giudizi, soprattutto per quanto riguarda le graphic novel, che comunque sono un genere, diciamo così, al quale mi sto approcciando ultimamente, e tendo di solito a comprarne veramente poche rispetto ovviamente ai libri, anche a causa del loro prezzo. Quindi di solito quando Valeria consiglia una graphic novel tendo sempre a comprarla, perché mi fido veramente tanto tanto. Altra graphic novel che ho comprato sempre al Salone del Libro di Torino, di Amélie Fléchet, Lupetto Rosso, e anche di questa ve ne ho già parlato, come vi ho già parlato di L'ombra del golem di Eliette, con i disegni sempre di Benjamin Lacombe. Vi ho detto che Benjamin Lacombe veramente nutre un amore spassionato, anche di questo ne ho parlato e vi lascio su nelle schede. Qui abbiamo poi L'uomo montagna di Gautier e Fléchet, anche di questo ve ne ho parlato, graphic novel dolcissima. Qui abbiamo un libro un pochino più particolare, che è di Dominique Lanni, Atlante dei paesi sognati, un vero e proprio atlante, all'interno del quale sono mostrati con delle piccole descrizioni tutti quei paesi, città,
staterelli che esistono soltanto nella nostra fantasia. Molto molto particolare, anche di questo potremmo fare eventualmente una lettura condivisa. Altra graphic novel della quale vi ho già parlato, Giacomo Bevi l'acqua, Il suono del mondo a memoria, bellissima. E album illustrato molto particolare, Before and After di Anne Margaret Ramstein e Mathias Argue. Molto molto bella. Poi qui abbiamo, non ve lo devo nemmeno presentare, ormai lo abbiamo visto dappertutto, Storia della buonanotte per bambini ribelli. Abbiamo poi della Becco Giallo, che è una casa editrice che ho scoperto da pochissimo e che mi piace veramente tanto, vorrei possedere tutto di questa casa editrice, è la biografia di Wisława Szymborska, che è la poetessa che ha scritto appunto la raccolta di poesie La gioia di scrivere, che è quella della quale vi ho parlato ultimamente. Quindi vorrei farvi un video dedicato a questa autrice, all'interno del quale vi parlo sia delle sue poesie ma anche di questa graphic novel, che quindi voglio leggere al più presto. Lo stesso vale per Ci sono notti che non accadono mai, di Silvia Rocchi, che è una graphic novel dedicata ad Alda Merini, e anche qui voglio farvi un video dedicato. Passiamo poi sempre a questa autrice di Francis, Cotton Tales. Questa dovrebbe essere una serie a fumetti. Purtroppo per ora esiste solo il primo, che è questo qua. Anche qui i disegni sono molto particolari, molto acquerellati, con tinte molto molto pastello, molto bello. Abbiamo poi di Paco Roca, Rughe, una delle poche graphic novel che mi ha fatto piangere come una bambina. Abbiamo poi Piena di niente, una graphic novel sempre della casa editrice della Becco Giallo, che ho letto ultimamente e della quale non vedo l'ora di parlarvi in un video apposito. Abbiamo poi Storia di una geisha, scusate, questo si legge al contrario come un manga, Una gru infreddolita, Storia di una geisha di Kazuo Kamimura, anche questo da leggere. Sotto il velo di Takowa Ben Mohamed, questa è una graphic novel molto divertente, che parla appunto di questa ragazza di origini musulmane, che vive in Italia e che è costretta purtroppo a sentirsi una serie di frasi abbastanza molto razziste ma anche molto strambe riguardo appunto alla pratica del tenere il velo per coprire i propri capelli. Quindi qualcosa di molto divertente, che però ci fa anche rendere conto di come molto spesso dietro comportamenti apparentemente innocui si nasconda sempre un velo di ipocrisia e di razzismo, purtroppo. Altro piccolo e minuscolo, non saprei descrivervelo, album illustrato che io adoro con tutta me stessa e che spingo a comprare tutti, di Filippa Rice, Soppi. È un minuscolo album illustrato tutto disegnato in rosso e in nero, che sono gli unici colori presenti, che narra la vicenda di questa piccola storia d'amore fra i nostri due personaggini. Una cosa molto dolce, molto leggera, però estremamente estremamente carina. Quindi se siete alla ricerca di qualcosa di molto molto leggero, ve lo consiglio tantissimo. Abbiamo poi di Igor, Quaderni giapponesi, Un viaggio nell'impero dei segni, ancora da leggere. Abbiamo poi di Chloé Crucadet, Poco raccomandabile, una delle prime graphic novel che lessi. Qui abbiamo due graphic novel di Zero Calcare, L'elenco telefonico degli accogli e Un polpo alla gola. In realtà di Zero Calcare ho letto quasi tutto, mi manca una opera o forse due, però le ho lette in biblioteca quasi tutte, perché le trovate veramente facilissimamente. Zero Calcare, anche lui uno dei pochi autori che si merita tutta la fama che ha, veramente veramente bravo, molto molto divertente. Poi qui abbiamo di Craig Thompson, non ve le tiro giù perché pesano un casino, Habibi e Blankets. Habibi l'ho già letta e l'ho adorata profondissimamente, mentre Blankets ancora è da leggere.